Buongiorno a tutti, siamo in Val San Nicolò e una volta si poteva andare più su con la macchina, adesso ho messo ZTL, quindi bisogna passeggiare qua perché poi qua c'è la navetta, ma noi la navetta non la prendiamo e andiamo a piedi da qua. Rifugio Baita le Cascate e poi da solo potessi che riesco ad arrivare al rifugio Passo San Nicolò. Vediamo un attimo, tanto c'è Daniel che guida. Va bene, a dopo. Eccoci qua all'attacco del sentiero vero e proprio e ci siamo goduti tantissimo la prima parte di viaggio dove non c'era nessuno, quindi molto silenzio. L'unica pecca è che continuano a sfrecciare avanti e indietro queste navette fortissimo, con anche un po' di puzza di gas, perché purtroppo quando si è in certi luoghi contaminati la si sente subito. Io personalmente a questo punto la farei tutta la San Nicolò interdetta, ma chi vuole venire cammina e basta. Bene, a dopo. Per Zoe e Daniel, patatine fritte a stecca, anche per me. Intanto, guardate che è freddissima, ma intanto ho le calze bianche, perciò aiuto, che male, ci stanno 3 secondi a bagno, male, un gelo. Stiamo tornando indietro per una strada alternativa che rimane dall'altra parte del fiume, a parte un po' di problemucci all'inizio, poi è diventata una strada sterrata tranquilla, pure questa. Bene, adesso non ci resta che fare 7 km indietro fino alla macchina. Bellissimo.
The Queen of the Dolomites, presento la Marmolada. Di rientro sulla carrereccia, abbiamo fatto in totale circa una quindicina di chilometri, il rientro meglio perché eravamo all'ombra e posto incantevole. L'unica cosa, ad agosto c'è un po' troppa gente, c'è un po' troppa gente per i nostri gusti. Va bene. Alla prossima! Ciao a tutti!